Alcuni giornali hanno titolato le loro testate dicendo i furbetti del DPCM, altri ancora hanno squalificato in maniera aggressiva. Qualcuno li ha definiti coraggiosi, ma sono sempre meno a fare questa tipologia di scelta, ma sempre di più in realtà quelli che cadono in questo tranello sperando di poter risolvere problemi strutturali importanti come quelli del blocco forzato, sfidando il DPCM e decidendo comunque di aprire il proprio centro. In questa nuova puntata del Rich Fit Breakfast andremo a vedere ed analizzare alcuni dei punti che in realtà portano più svantaggi che vantaggi di questa azione, di quella che viene definita disobbedienza civile. Ma che cosa porta realmente? Ci arriviamo fra un attimino. Intanto, ben arrivato, ben trovato ancora una volta in questo nuovo appuntamento del Rich Fit Breakfast. Se è la prima volta che sei su questo canale o sul nostro podcast, io sono Emanuele Pianelli, fondatore del sistema Rich Fit insieme a Paolo Ricchi, e oggi andremo a vedere gli elementi totalmente negativi del disobbedire a quello che è il DPCM, non per essere delle persone che amano stare chiuse, ma al contrario per comprendere in che modo poter resistere e sopravvivere e soprattutto anche prosperare in un periodo di ristrettezze come quello che stiamo vivendo. Ti invito ad iscriverti al canale se vuoi rimanere aggiornato sui temi di marketing, management e vendita inerenti al mondo del fitness. Se attivi la campanellina verrai avvisato ogni singola settimana nel momento in cui caricheremo i nuovi video. Che cosa è successo in queste giornate, in questi mesi ormai? In realtà dall'inizio del 2021 alcune palestre hanno deciso di voler sfidare il DPCM rimanendo aperte, cosa che qualcuno ha definito ancora una volta da coraggiosi e qualcun altro in realtà ha squalificato alla grande. Ma chi ha squalificato più di tutti sono i clienti, ma ci arriviamo un passo alla volta e solo tra pochissimi. Torniamo alla disobbedienza. Innanzitutto andiamo ad analizzare il primo punto: il rischio è troppo più alto del beneficio. La possibilità in realtà di ottenere un vantaggio rispetto a quella di ottenere una multa è troppo sproporzionata. Il rischio veramente di andare incontro a una sanzione, alla chiusura, è talmente alto e talmente sicuro in realtà, da quello che si vede anche un po' in giro, che risulta un'azione totalmente priva di senso. Dall'altra parte dobbiamo andare ad analizzare anche un altro punto fondamentale: si rischia ancora una volta di essere presi, ed è il punto numero due, come gli untori. Gli untori ancora una volta che non vogliono rispettare le regole. Sapete benissimo come in questi mesi si è lottato in maniera forte per dimostrare come i club non abbiano nulla di differente rispetto a qualsiasi altra attività quando si parla di contagiosità. Quindi rischiare ancora una volta di essere quelli che vanno contro le regole purtroppo potrebbe portarci a essere visti come gli untori, ed è l'unica cosa da cui vogliamo scappare. Terzo elemento fondamentale è quello dei clienti. I clienti ancora una volta rischierebbero oltretutto nella frequenza, rischiano multe, rischiano di essere identificati, rischiano scocciature. I clienti sanno di dover andare contro una regola, una legge, e corrono una serie di rischi troppo alti rispetto al beneficio che anche nel loro caso andrebbe a favore. E quindi capite bene che il gioco non ne vale la candela, perché un numero corposo di persone potrebbe decidere di non frequentare minimamente il club. La pubblicità negativa, un altro punto fondamentale, perché innanzitutto non vale la regola del basta che se ne parli, perché vi assicuro che non è qualcosa di positivo e che porta gente al vostro club il fatto di andare sui giornali perché sanzionati. Perché non è quello che dobbiamo e vogliamo ottenere. È chiaro che da una parte saremo pompati da qualcuno che potrà dirci: bravi, siete coraggiosi, vittoriosi, ma dall'altra dobbiamo analizzare cosa ne pensano i nostri clienti che ci hanno già dato fiducia, i nostri clienti che in questo momento continuano a darci fiducia. Perché se hai dei clienti che hanno ancora da utilizzare degli abbonamenti nel tuo club, chiaramente nel momento in cui tu giochi a fare l'eroe nel rimanere aperto, il rischio più alto chiaramente che dai ai tuoi clienti è quello di non sapere, non essere più certi che i soldi che ti hanno dato possano essere realmente custoditi, perché se continuano a bloccarti e a chiuderti non si sa se domani riuscirai a essere ancora una volta vivo e attivo per poter erogare il servizio che ti hanno già pagato, per l'appunto, i tuoi clienti. E quindi risulta un qualcosa che potrebbe non essere vista in maniera positiva da chi ti farà campare, ovvero
i tuoi clienti. E poi non devi puntare su sostenitori, fomentatori, persone che continuano dalla base a dirti vai figo, lo abbiamo già visto come punto, ma voglio che ti concentri. Non sono loro, non sono quelli che verranno a dirti coraggioso sotto la tua bacheca di Facebook, ma sono le persone che ti pagano a fare la differenza. Tu non devi cercare sostenitori, tu devi cercare clienti, o meglio, devi addirittura attrarre i clienti. Ma che clientela pensi di poter attrarre se sei una persona che tu per primo non decidi di rispettare delle regole? Quali clienti attrarrai a te? Quale target vuoi portare nella palestra tua? Persone che non saranno d'accordo alle tue regole, che potranno decidere quindi di far valere ancora una volta i loro diritti nella loro mente, quindi andando a devastare il regolamento per esempio della palestra. Perché se tu ti puoi ergere in alto e non rispettare un DPCM, perché il tuo cliente non potrebbe a quel punto in maniera totalmente serena non rispettare il regolamento del tuo club? Capisci che gli daresti tu stesso il via libera a farlo. Questo ci porta all'ultimo punto, il più importante. Come sempre parliamo di un approccio, in questo caso totalmente tattico e privo di senso, che va a cozzare con un approccio strategico che potrebbe davvero fare la differenza per il tuo club. Perché l'unica cosa che devi pensare è: uno, oggi, come sostenere, come essere sostenibile come attività oggi, e quindi riuscire ad avere la giusta cassa, la giusta movimentazione per far fronte non solo ai costi, ma anche per prosperare e andare in utile nonostante il blocco forzato, e dall'altra parte pensare al domani, ovvero come crescere e prosperare nel post chiusura forzata. Ed è lì che tutte le energie dovranno essere investite. Non possiamo dirottare le nostre energie, le nostre attenzioni, il nostro focus su come gestire gli avvocati e come difenderci dalla guardia di finanza, la polizia e dalle autorità che vogliono fare rispettare la legge, ma dobbiamo focalizzare le nostre energie su quello che può produrci davvero denaro e che può fare davvero la differenza ancora una volta per la nostra attività. Ed è per questo che, rispetto a questo concetto, ovvero come smuovere la cassa, desidero invitarti al nuovo webinar che abbiamo registrato in questi giorni, un vero e proprio mini corso da 75 minuti che ti darà un'idea ben precisa di che cosa hanno già fatto e messo in atto oltre 112 imprenditori nel settore del fitness, che gli hanno permesso di smuovere la cassa e andare in profitto nonostante il blocco forzato. Trovi il link qui in basso direttamente in descrizione, o lo trovi qui in alto qualora tu lo stia vedendo su Facebook. Fammi sapere la tua nei commenti qui in basso, e inoltre se hai necessità, desiderio di voler trattare anche qualche argomento specifico all'interno del Rich Fit Breakfast, non esitare a scriverlo proprio lasciando un commento. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima, e ricorda, solo l'azione porta al successo. Alla prossima puntata del Rich Fit Breakfast. Per oggi è tutto, ciao ragazzi.